Parliamo di abbigliamento e torna quindi il borsone perfetto. Benvenuti su Danza con Gio, primo appuntamento del mese di maggio, che però sembra un novembre inoltrato. Qua c'è brutto tempo, da voi che tempo fa? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Oggi parliamo di body. Tutte amano i body quando vanno nei negozi di danza e vedete tutti questi colori, questi pizzi, queste cose meravigliose, ma ci sono delle accortezze da prendere nel caso di un acquisto di un body nuovo soprattutto, o comunque anche dei body che avete in casa e magari non lo sapete. Vi darò delle piccole informazioni che riguardano appunto l'acquisto di un buon body per il vostro fisico, per varie cose. Nulla a che vedere con il fisico che può essere più robusto, più magro, quello che è, ma proprio per una questione di conformazione ossea, fisica e di sviluppo. Prima cosa da notare in un body, da tenere conto in un body buono, se avete tanto seno in particolare, è la fodera interna, che va a sostenere appunto il seno. Lasciando perdere il discorso ovvio dei salti e dei grandi virtuosismi che vi portano a ballonzolare a destra e a sinistra, in generale è utile avere una fodera anche per evitare l'effetto. Avete capito? Quando andate ad acquistare un body, soprattutto se di un materiale particolarmente elastico, quindi che può essere un elastano, una licra, una microfibra o cose del genere, state bene attenti che ci sia una fodera interna abbastanza rigida. Questo se avete tanto seno. Io ho sempre invidiato le ragazze che ballano con poco seno perché possono veramente mettere qualunque tipo di body. Invece noi povere tettodotate dobbiamo assolutamente cercare un body con una fodera decente, perché altrimenti è la fine. Altra cosa che soprattutto le tettodotate come me devono tenere d'occhio sono le spalline. Sono un po' la morte del body perché ce ne sono di vari tipi, ma in particolare si distinguono tra spallina sottile e la spallina larga. Quello che è più utile a tutto e tutti è sicuramente la spallina larga, perché c'è meno probabilità che questa si stacchi da un momento all'altro o cose del genere, perché la spallina sottile, che sia già cucita o che la dobbiate cucire voi, il rischio che si stacchi è veramente altissimo. Il suggerimento che vi posso dare io per sostenere meglio tutto il corpo e per evitare effetto gobba, per evitare che si stagghi la spallina, è la spallina larga, ma questo è un mio gusto personale, anzi no, in realtà questo è un mio consiglio personale perché io adoro la spallina stretta e devo dire che in realtà non ho mai avuto grossissimi problemi di spallina, tranne i saggi. Se avete visto il video sulle figuracce sapete di cosa sto parlando. Come comodità è sicuramente meglio la spallina larga, però la spallina stretta, se ben cucita e ben rinforzata, può essere molto carina e bella da vedere. Altra cosa che in realtà non ho mai sperimentato, ma che so che a molti piace, è la manica. Ci sono dei body che anziché avere la spallina hanno la manica corta o a tre quarti o addirittura lunga, che può essere molto utile per esempio in una stagione invernale dove arrivi da fuori, sei freddo, letteralmente freddo sia muscolarmente che, e di conseguenza un body con la manica, la manichina o manicona, può essere molto utile in questi casi, but attenzione, attenzione alla pezza. I ballerini non ci fanno troppo caso alla pezza, piuttosto che se avete una sudorazione molto molto forte, il body con la manica non è consigliato perché tempo zero vi ritroverete con un alone che manco Frank Matano in LOL. Sono molto belli, sono molto carini, sono molto comodi. Se avete bisogno di un body invernale è utilissimo, può essere utile anche in generale un body con la manica lunga, ma chiaramente deve piacere e dovete tenere conto di questa cosa. Un'altra cosa meravigliosa che ci piace tantissimo nei body sono gli intrecci, quei bellissimi, bellissimi body con dietro tutti questi fili intrecciati, con questi disegni meravigliosi. Qual è il problema? Che come per le spalline sottili, anche quelli alla lunga si vanno a staccare, quindi o avete tanta buona lena e tanta buona capacità manuale, se siete dei bravi ballerini ce l'avete, se avete visto il mio ultimo Danza con Gio e siete lì a ricucire ogni volta il pezzettino di intreccio che si è andato a staccare, o è un buon body e quindi non c'è bisogno di questo tipo di attività, ecco, come manutenzione del body, oppure scegliete dei body semplici. Se non avete sbatti, se non avete voglia di stare lì a controllare che quel filo si sia tirato troppo, perché il problema degli intrecci è che soprattutto se
tipo ci sono solo gli intrecci a sostenere tutto il body. Se si allenta un intreccio, prima di tutto il disegno va a quel paese e secondo punto non vi sostiene adeguatamente. Quindi ecco, niente, questo è quanto. Un'altra cosa da tenere conto, anche se forse in maniera marginale perché i body buoni da danza dovrebbero essere considerati così, è la patta alias la parte che va in mezzo alle gambe, quindi che va a coprire. Vabbè, insomma, avete capito. Quel punto lì è un po' delicato, tra virgolette, perché appunto, come per le mutande, è un punto che prevede una grande resistenza alla sudorazione, ad eventuali odori o cose del genere. Come l'ascella, come per i body con la manica, dobbiamo dare molto conto alla patta. Deve essere sicuramente foderata, come la mutanda. Aboliti, a mio avviso, quei body che non hanno il rinforzo della patta. Che hanno solamente uno strato di stoffa per poi è uscito il sole, tanto andrà via subito. Io non prediligo particolarmente le patte, quelle che si agganciano, che sono proprio dei body intimi, però non è molto comodo perché appena si apre, ciao Peppino. La terza cosa è che se non è rinforzato quella parte lì vi si infila nelle chiappe, detto proprio palese palese. Poi c'è chi ha la forma della chiappa che riesce a sostenere il body tranquillamente, c'è chi ha la chiappa che io definisco risucchiante. E quindi si infila il body in mezzo. Il materiale è assolutamente importante, l'ho accennato nel primo punto, ci sono materiali più elastici, ci sono materiali più rigidi, questo dipende anche dalla vostra pelle, cosa predilige, ecco, come comodità, come comfort, perché comunque quando si balla bisogna essere in comfort. Ci sono i body di cotone che secondo me sono quelli più utili, più belli, più resistenti, poi ci sono i body magari un pochino più economici che vanno dalla Lycra, all'elastan, ci sono body lucidi, body opachi, insomma il materiale diciamo che più che altro va valutato per la resistenza ai lavaggi, per la resistenza a livello di elasticità, poi ce n'è di diversi colori, ma ai colori ci arriviamo tra poco, diverse fatture, diverse forme, bisogna abbinare la giusta forma al giusto materiale, ma soprattutto bisogna valutare cosa irrita di più la nostra pelle, anche valutando i vestiti che normalmente indossiamo nella vita quotidiana. Appunto, parliamo di colori. Ci sono dei colori bellissimi e ci sono dei colori infamissimi. Per esempio, colori chiari come può essere un rosino, un bianco, un grigino. Bellissimi colori pastello, super bellissimi, ma a furia di lavarli, soprattutto in determinati materiali, diventano trasparenti. E questo crea un problema perché se tu metti il body giustamente senza un reggiseno, non sarai più coperto di nulla. Il mio suggerimento è di scegliere colori, non dico scuri, ma poi dipende da quante volte mettete quel dato body. Se lo mettete una volta al mese per dire perché avete un body per ogni lezione, non importa. Se invece è il body della divisa, magari prendetene un paio, anziché prenderne uno, prendetene un paio in modo che non debbano essere lavati chissà quante volte. Invece, per quanto riguarda i body rossi, attenzione a non metterli nel bucato bianco perché stingono da matti e la stessa cosa vale per i body blu con una colorazione o un materiale particolarmente economici. Body scuri. Io li prediligo, ma anche perché migliorano la silhouette, diciamocelo, perché il body chiaro, così come per la trasparenza, ha anche il problema che allarga la figura. Poi dipende chi lo indossa, chiaramente se lo indosso io sembro Moby Dick, se lo indossa la Zaccarova sembra il cigno bianco, ecco. Però ci siamo capiti, il body nero sta bene a tutti. Poi se volete il body del vostro colore preferito prendetelo perché è una di quelle cose, il colore del body, quando avete un colore che vi sta particolarmente bene, è una di quelle cose che danno proprio piacere alla testa. In ultimo, riassuntivo un po' di tutti questi punti, dovete valutare tantissimo il rapporto qualità-prezzo. Chiaro, non abbiamo tutte le possibilità economiche per permetterci un armadio intero di body da 50-80 euro, che è un po' la media del body di buona fattura. Se andate a vedere sui siti di Sodansa, che sono i miei preferiti, i body della Sodansa, oppure se andate a vedere su altri siti di marche famose di body, chiaramente come per la Nike, come per Adidas, come per insomma le marche più famose di abbigliamento, anche per i body c'è un rapporto qualità-prezzo molto forte, ma attenzione, se voi sarete accorti su tutte le cose che vi ho detto, avrete modo di valutare effettivamente quando un body, che sia economico o meno, è effettivamente di qualità oppure no.
Quindi è un buon investimento spendere tot soldi come per le punte in un body perché è abbigliamento che comunque sostiene il fisico in un modo o nell'altro, quindi è un buon investimento e poi i body se sono di buona fattura durano veramente una vita. Se invece la vostra priorità, tra virgolette, è di avere un body diverso ad ogni lezione, per quanto mi riguarda potete anche andare nei siti cinesi, dai cinesi a prendere il body materiale cinese. Ecco, e appunto avere un body per ogni lezione, tenendo però conto che tutti quei soldi spesi per 10 body comunque li dovrete rispendere a breve perché comunque sono body che durano molto meno. Invece, se andate ad acquistare due body per dire da 80 euro, li spendete una volta e poi magari 10 anni dopo forse li dovete spendere di nuovo, ecco, quindi è un po' come per i vestiti, il rapporto qualità-prezzo va a vostra discrezione. Io sono tra quelli che predilige tanti body economici e magari uno o due body di marca fatti come si deve per le occasioni importanti, ecco. E questo è quanto, spero di avervi aiutato nell'acquisto di un body nuovo, nell'acquisto di un body in generale che può esservi utile per una lezione, per qualcos'altro. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete altri consigli da dare ai nostri ascoltatori in merito. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, compagni di danza, insegnanti di danza, condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace questo canale e quello che faccio, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 6 di maggio con il consueto appuntamento con il tag mensile, invece con il prossimo Danza con Gio ci vediamo il 10 di maggio. PS, in realtà domani ci sarà il recupero della reaction, spero che sia domani. Però non lo so, ve lo farò sapere su Instagram. Un bacione e ci vediamo alla prossima.